Gemat, importante vittoria contro una molto in alto in classifica. Sì, una bella partita. Volevamo continuare contro una squadra comunque molto forte, la striscia positiva, comunque il gioco ritrovato che stiamo avendo in queste ultime partite. Abbiamo fatto una bellissima prestazione contro la Spezia, abbiamo vinto la partita dopo contro la Sestese, che era una partita molto delicata per nel terzo set dopo l'infortunio di Rolfi, dove avevamo perso un attimo la testa, hanno visto 10-3, siamo riusciti a reagire, a uscire bene fuori e a vincere addirittura 25-20, e quindi proprio una grandissima reazione da una squadra vera e consapevole delle forze che ha. Squadra vera con un staff tecnico che ha preparato una partita pressoché perfetta sulla carta. Sì. Siamo andati in campo, l'allenatore Verdelio ci aveva spiegato molto bene sia cosa fare a muro in difesa, ed effettivamente siamo riusciti a contenerli molto molto bene, ed effettivamente quello che ci è stato detto di fare, quando riusciamo a farlo, si nota. La partita è stata veramente studiata bene e si è visto, eravamo anche quando comunque non riusciamo a fermarli, comunque eravamo presenti e comunque riuscivamo sempre a metterli comunque sempre un po' sotto tensione, non erano mai tranquilli di avere la partita in pugno, perché comunque eravamo sempre lì perché sapevamo bene quello che facevano, e questo è sicuramente il merito dello staff e del lavoro che ci hanno fatto fare durante la settimana. Perfetto, l'ultimo pensiero va a Gatti, è entrato in campo nel terzo parziale e ha fatto dei bei numeri. Gatti, sì. Il nostro capitano, finalmente con l'infortunio oggi è rientrato, sfoggiando una prestazione perfetta contro comunque una squadra di certo non facile con cui giocare, quindi ha avuto, diciamo, il ritorno in campo contro un avversario tosta e ha reagito da vero capitano, tenendo in mano la squadra, portandola avanti e facendo i suoi punti, che ci hanno tenuto a galla per tutta la partita, per farci andare via, portandoci a casa questo quarto set che era veramente importante. E questa secondo me è la nostra forza, comunque anche in panchina abbiamo un organico che comunque si permette, se uno dei compagni gioca male, di avere un sostituto comunque altrettanto valido tecnicamente. Perfetto, grazie mille e buona goccia. Alla prossima.